Questa sera ho un ospite del quale non mi posso genuflettere perché l'età ormai fa sì che le mie povere vertebre non siano in grado di supportare tutto il resto del peso del corpo che assai, ma abbiamo un ospite davvero di riguardo che è un collega, Carmelo Sardo, volto, che voi sapete, noto, anzi notissimo, del TG5, ma stasera è per questo, scrittore di Vaglia. Si dice ancora oggi scrittore di Vaglia? Sì, i Vaglia non si fanno più, non sapevo se andava. Allora, perché? Siamo perché Carmelo presenta il suo nuovo libro, che è Per una madre. Carmelo viene da un successo, direi, storico, per il quale provo una sacrosanta invidia, vabbè, ma finisce lì, che è il vento di Tramontana, poi anche da altri, oltre alla sua attività giornalista, abbiamo scoperto di avere anche alcune conoscenze, alcuni amici in comune, perché questo libro, lui mi ha brevemente accennato a parte della trama, perché come tutti i libri e i film che si sapete i registi non dicono mai, questo libro non lo so come finisce, non lo so manco io, quando lo leggerò la fine. Carmelo, Per una madre è un, diciamo, hai fatto il serial writer, no? Diciamo che la seconda battuta di un discorso iniziato con Vento di Tramontana. Intanto chiariamo subito, grazie per la bellissima introduzione immeritata. Andiamo avanti. Diciamo subito che hai detto bene. Se sapesse quanto gli costerà la traduzione. Chiariamo che ci diamo del tu perché ci conosciamo da 40 anni, no? No, adesso, a parte gli scherzi, hai detto bene quando hai detto che non si può svelare il finale. In realtà e si può leggere in tanti modi questo libro. Uno dei modi con cui secondo me si può affrontare la lettura è il passo del thriller, perché in realtà è una sorta di thriller esistenziale che condurrà verso un finale un po' a sorpresa, perché riguarda un'indagine molto personale che un giovane fa per scoprire chi e perché gli abbia ucciso la madre. Questo, diciamo, è perfetto. Il ma questo libro partenza. Come Il vento della Montana, che è il suo prequel, esatto, e trae origine da una tua esperienza diretta, non come giornalista, bensì perché oggi non lo sanno, una volta si faceva il servizio di leva obbligatorio. Lui l'ha fatto, siccome era furbo, non più furbo di me, l'ha fatto, si poteva scegliere di farlo in un corpo, è vero. E lui l'ha fatto nelle guardie penitenziarie, allora si chiamavano guardie carcerarie, oggi si chiamano, sì, polizia penitenziaria. Ha conosciuto, sì, una serie di boss della mafia in un supercarcere, quelli con l'ergastolo vero, non quell'ergastolo, sì, che, sì, dopo 8 anni ti manda, bravo, no? Bravo. E da quelli ha tratto una serie di cose. Allora, questo libro, rispetto a Vento di Tramontana, che si riaggancia a un boss vero, a una storia vera, anche se tu gli hai dato un finale poi da scrittore, quindi se l'hai scelto lui il finale, in che cosa non si differenzia? Ma c'è la stessa base di verità o no? Allora, chiariamo subito che Vento di Tramontana, che è il romanzo d'esordio a cui tu accennavi, è per tre quarti, parliamo un po' terra terra, una storia autobiografica, cioè la mia esperienza di svezzamento come ventenne agente di custodia nel supercarcere di Favignana, e racconto per tre quarti di libro tutto quello che succede a questa giovane guardia, che coincide perfettamente con l'autore, dunque con me, nei rapporti umani che con via via si sono intessuti con questi mafiosi, ragazzi, massima sicurezza, quindi gente che ci stava. Ma attenzione, dobbiamo la chiave buttata via. Bravo. Dobbiamo però chiarire subito una cosa, che i rapporti di intimità che nascono nelle lunghe e interminabili ore notturne del servizio sono con gente che non aveva più la mafiosità ancora addosso, tu mi capisci bene, ma con gente che voleva in qualche modo riscattarsi, cioè recuperarsi in qualche modo, ma dal momento in cui erano condannati all'ergastolo vero, fine pena mai, le loro forme di riscatto le riponevano come aspettative nei confronti della famiglia. Perfetto. In modo particolare il capo mafia di Catania, che nel libro chiamo Don Carmelo Sferlazza, ma nella realtà ha un cognome diverso, si chiama Don Carmelo, si era messo in testa che voleva generare un erede maschio, e per farlo, a quel tempo, parliamo dell'83, c'era una sola possibilità. Non si andava in Canada, ma... Bravo, ci si doveva accoppiare. Tutti sanno che in carcere è vietatissimo l'accoppiamento, seppur in paesi civili hanno le cosiddette ore d'amore, nelle carceri del Belgio, della Francia e della Germania, della Norvegia non ne parliamo. Ti vedo molto documentato di carcere, devo preoccuparmi? No. E quindi quest'uomo, perché stava facendo proprio questo percorso, con alcune guardie anziane d'accordo e con tutto il carcere d'accordo, ha avuto la possibilità di
accoppiarsi con la moglie. Io, complice tra virgolette di questo accoppiamento, perché avvenne durante l'ora dei colloqui, il Don Carmelo, poi, quando io stavo per completare il servizio militare, venne a rivelarmi che la moglie era realmente incinta. I fatti veri finiscono qui. Allora, tu mi hai detto che però Don Carmelo voleva il figlio maschio. Noi non sappiamo al momento se questo... Tu non sapevi se questo figlio... Non sapevo neanche se fosse realmente poi nato, perché sai com'è. Benissimo. Dopodiché, negli anni, poi, andando con tuo padre a rivisitare i cassetti della memoria che abbiamo... anche quelli reali, tutti noi, hai ripreso tutto da lì, fatto libro con un successo enorme, poi c'entrato anche la presentazione con Marin Cudine, avete fatto una rappresentazione teatrale allo Stabile di Catania. Allora, evidentemente da quello che deriva, il figlio maschio c'è stato, perché questo figlio che ha identificato la voglia di riscatto del padre, diventa un professionista, eccetera, eccetera, e comincia a pensare che la morte della madre non è detto che fosse la cosiddetta vendetta trasversale, perché la mafia, come la vendetta trasversale, sono specie di ex machina che risolvono. Esatto, tutto. Perché non abbiamo detto che nel frattempo Vento di Tramontana si conclude con un agguato a Catania in cui viene uccisa con la signora, la madre di questo ragazzo. Allora, ragazzo, dopo tanti anni, quando è diventato un professionista, io non sono convinto che sia stata una vendetta trasversale. E là scatta il giornalista attorno a Di Vaglia, proprio attorno, perché non per dire di nuovo, attorno, perché ci vuole una sicilianità convinta, e penso che tu ne sia un difensore della sicilianità. Assolutamente. Bene, e allora, come tale, il giornalista Di Vaglia dice no. Da questo può venire fuori una storia che ha i caratteri del giallo, i caratteri dell'inchiesta, i caratteri, non so, forse anche della denuncia di certe situazioni, di certi, e di certi modi di dire scontati, che danno tutto per stabilito. E ne deriva un libro che, contrariamente al solito, non ho letto, che leggerò, visto la taglia media, diciamo, dammi un paio di giorni, il provvedo, e che, conoscendo il tizio, sicuramente avrà un dono innanzitutto, quello di essere, anzi due doni, di essere chiaro e di riuscire a catturarti. Questa potenza evocativa, a che cosa la affidi tu, a tuo parere, al di là della tua abilità? All'argomento raccontato, oppure proprio al fatto che è intrigante il tema, perché è un soggetto cinematografico. Ti ringrazio, non sei il solo, non sei il primo, non sei l'unico ad aver già visto un film dentro a questa storia. Guarda, io mi sono quello che vedo di fiction sulla Sicilia, questo mi parrebbe oracolare. No, in realtà io mi sono posto anche un problema. Questo libro, a differenza del suo prequel, è un libro totalmente di fantasia. Ho fatto, cioè, ho esorcizzato, mi piace dire, tutto quel tormento che avevo accumulato dentro di me attorno all'inquietante interrogativo: ma quest'uomo avrà avuto questo figlio maschio, sarà nato, non sarà nato, lo faccio nascere, ho voluto esorcizzarlo così facendolo nascere. Scusa, ma questo era l'inquietante interrogativo numero uno dell'uomo, del boss, però in quello del figlio, mia madre è stata davvero uccisa, perché se non è stata uccisa per una vendetta trasversale, la situazione diventa incredibilmente più complicata per il figlio. Noi siciliani, la sicilianitudine di sciasciana memoria, a cui piace fare spesso riferimento, abbiamo dei preconcetti, dei pregiudizi, chiamiamoli come vogliamo, secondo cui le equazioni più facili sono: se viene uccisa in una città ad alta densità mafiosa, come era a quel tempo Catania, la moglie di un capo mafia, 2 più 2 fa 4, è una vendetta trasversale. Questo ragazzo diventa avvocato, non ci sta, perché dice: è possibile che da nessuna parte non ci sia una sentenza ben precisa che Tizio, Caio, Filano e Semproni abbiano ucciso mia madre per questo motivo? Possibile. Da Roma, dove è cresciuto con la zia materna, decide di tornare nella bellissima Catania di quel tempo, la Catania del barocco, si insiede nella casa dei nonni materni, dove peraltro aleggiano come forme quasi spiritiche di fantasmi o di passati mai sopiti, e si mette in testa di scoprire cosa ci sia dietro. Benissimo, la storia della fermiamoci mafia. Fermiamoci qua. È stata la mafia? Non è stata la mafia? Lo scoprirete leggendo. Lo scoprirete. Per una mafia. E siccome io sono convinto che i libri vadano letti, perché vedete, coloro che li scrivono ad alto livello, a basso livello come me, li scrivono perché, vedete, sì, ci saranno i diritti d'autore, nel caso suo miliardari, nel caso mio piccoli, ma però nel caso mio piccoli, ma ci sono. Ma quello che è importante è il fatto che uno cerca di trasmettere un qualche cosa di suo alle persone che lo leggono, sia esso la poesia, sia esso il romanzo, sia esso il saggio, perché il grande piacere, credetemi, a me è capitato
da signor nessuno, un giorno che se andate un posto avrei visto un tizio che stava comprando il mio libro, sarà stato uno fra i 10, insomma, anche se, grazie a Dio, sto andando abbastanza bene. E vi avrei sinceramente con piacere offerto il caffè se non mi fosse sembrato brutto, perché vuol dire che leggendolo qualcosa di mio, di tuo, sì, nel caso, passa a lui. Non poi può essere d'accordo o meno. Detto una cosa può molto... essere più o meno d'accordo, ci mancherebbe il diritto solo, però, diciamo, non ti senti solo in quel momento. Ecco, non so. I libri, hai detto una cosa molto vera e molto bella, i libri finché carta, li scrivi, finché li scrivi e restano con te, sono una cosa. Quando poi li affida la pubblicazione e cominciano a leggerli, diventano di tutti. Io devo dire, senza voler essere tacciato di presunzione, che la soddisfazione più grande di aver prodotto questo libro mi viene data da gente che non conosco, certo. E che all'epoca dei social, benedetti social, tutti ti raggiungono facilmente tra Facebook, Twitter, mail, e ti scrivono da ogni latitudine e longitudine d'Italia per dirti grazie per le emozioni che mi ha regalato. Guarda, credo che questo sia il vero premio Pulitzer. Esatto, mi hai dato, aspetta, col primo mi sono ricordato la cosa che ti ho pregato di ricordarmi. Ti capisco, perché l'altro giorno mi è capitato di avere una comunicazione, mi ha detto che il sistema delle biblioteche del Friuli aveva comprato il libro. Grazie. Sì. Una cosa che... allora, vero, queste sono con le soddisfazioni. Vento di Tramontana, col precedente, credo, no? Hai Vento di Tramontana il primo, poi c'è stato di mezzo, c'è Malerba. Con Malerba. Che è il libro che finora mi ha veramente fatto travalicare. Che è un libro che si occupa anche questo di argomenti, in vero, non esattamente... da college, esatto, da Corkis del college. Hai vinto un, hai fatto una cosa che è difficile, vincere un premio in due categorie. Sì, abbiamo, allora intanto dico brevemente, Malerba, che è il mio secondo romanzo, è stato scritto a quattro mani, nel vero senso della parola, con un detenuto ergastolano originario di Porto Empedocle, che si chiama Giuseppe Grassonelli, che è entrato in galera a 26 anni, oggi ne ha 51, non ha mai messo il naso oltre. Tu hai detto, questo era uno stidano, no? Era colui il quale ha costituito la cosiddetta Stigia, la potente organizzazione criminale che in una fetta consistente di Sicilia, tra le province di Caltanissetta, Agrigento, Ragusa parte, e Trapani, una parte di Ragusa, e Trapani, sì, per Ragusa intendiamo Vittoria, quella zona di lì, hanno fatto la guerra a Cosa Nostra. Grassonelli, protagonista del romanzo che si intitola Malerba, edito pure quello da Mondadori, si è messo in testa un bel giorno che voleva vendicare la famiglia e per ragioni di sopravvivenza, perché volevano uccidere anche lui, ha cominciato a uccidere tutti i capi di Cosa Nostra. Lo hanno preso a 26 anni, l'hanno seppellito in galera, non ha mai voluto collaborare con la giustizia. Penso che continuerà a restare. Fino al 31 dicembre 9999, perché l'ergastolo stativo ha questa data di fine pena, appunto, mai. Un bel giorno quest'uomo, dopo ben 24 anni consecutivi di galera, si ricorda di me che facevo il giovane cronista Teleacras, che tu dovresti conoscere, e quindi c'hai i colleghi delle vecchie televisioni storiche. Esatto, e mi ha fatto chiamare attraverso la sorella, sono andato in carcere a trovarlo e mi ha detto: io voglio raccontare la mia storia. E con quello che cosa avete vinto? È nato Malerba, con cui abbiamo vinto il premio Sciascia, è stato pubblicato in 10 paesi, uscirà compreso in Giappone, in Brasile, Spagna, ricordo, Germania, Francia, Turchia, Grecia, Russia, Brasile, Sud America, ed abbiamo realizzato per la regia di Tony Trupia, altro siciliano di Agrigento, un docufilm in cui il protagonista è proprio lui, che parla dalla sua cella, e questo docufilm, e rispondo alla tua domanda, ha vinto la settimana scorsa ben i due premi nel concorso internazionale Festival Visioni dal Mondo del documentario di Milano. Ha vinto sia concorso giuria esperta, sia concorso giuria giovane. E ora c'è un progetto per farne un lungometraggio, perfetto, un film. Ultima cosa, Carmelo, ma che la domanda, è questo che ho molto opportunamente la regia ci ha messo la copertina del libro di cui stiamo parlando. Andrea, tra l'altro, è un, e lui invece è un esperto di altre cose, quelle che disegnano con la luce sulle pareti. Ah, quindi, strepitoso. Wall mapping. Allora, sei qua perché? Perché oggi lo presenti. Oggi lo presentiamo. Quindi loro, quando la gente lo vedrà, tu l'avrai già presentato, diciamo, domani lo presenti dove, diciamo? Lo presentiamo nella strepitosa, non c'è bisogno che lo dica io, che sono l'ultimo arrivato, Ragusa Ibla, dove torno dopo 6 anni con grandissimo piacere, nello stessa location dove avevo presentato Vento di Tramontana 6 anni fa, lo presento alla libreria Ubic, grazie al collega Domenico Chipinti, che ha avuto questa sensibilità e questa cortesia di farmi una bella corte e di portarmi finalmente anche a Ragusa. E allora, benissimo, grazie a Carmelo. Carmelo, grazie, ricordo, è uno dei
volte il TG5, ma nel caso particolare qui è perché è uno di quei signori che ha quel vizio che, per quanto oggi disperatamente si cerchi di fare in modo che non esista più, che si scrive il perché col per, il che con la K, ancora c'è qualcuno, forse illuso, chi lo sa, che cerca di scrivere, e anche una lingua che sia il più vicino possibile a quel tanto negletto, dimenticato, vituperato, è insultato e violentato italiano. Grazie a Carmelo. Grazie a te, grazie a tutti i telespettatori.